l'aspettavate il dolce della settimana e io sono qui con le ricette di cucinare al fresco e questa sera ci racconta tutto il nostro Davide con una torta vellutata di albicocche, perché siamo in estate e le albicocche davvero sono squisite. Allora partiamo subito dagli ingredienti. Vi dovete procurare 150 g di farina 00, 200 g di panna fresca per i dolci e 150 g di zucchero di canna. Poi ci vogliono 7-8 albicocche belle mature, mezza bustina di lievito per dolci e un arancio. Allora, se avete tutto davanti a voi, vi racconto la preparazione di questa torta. Quindi dovete sbucciare l'arancio e grattugiare la scorza che poi vi servirà per la decorazione. Lavare e dividere in due parti le vostre belle albicocche. In un contenitore dovete rompere le uova e aggiungere lo zucchero di canna. Iniziare quindi a mischiare fino all'ottenimento di un composto che diventi bello spumoso. Quindi aggiungere la farina, il lievito e la panna semimontata, imburrare la teglia e infarinarla per non fare ovviamente bruciare la vostra torta. E quindi versateci dentro il composto, lo dovete disporre in maniera molto ordinata e lo andrete a coprire con tutte le vostre albicocche. Quindi completato questo strato ci andate a mettere sopra tutta la scorza dell'arancia e dovete infornare per 180 gradi a 30-40 minuti. Quindi a questo punto è pronta, la potete servire tiepida oppure un po' più fresca se fa tanto caldo. Buona estate, cucinare al fresco!